Bentornati, pace e bene. Oggi, 23 agosto, ricordiamo Santa Rosa da Lima. Ascoltiamo. Rosa nacque da ricchi genitori verso la fine del secolo XVI. Fin da fanciulla si distinse per la pietà e per la docilità ai propri genitori. All'età di 5 anni fece il voto di perpetua verginità, scegliendo Gesù Cristo come sposo. Cresciuta negli anni, i genitori volevano che si sposasse, ma essa rimase ferma nel suo proposito di consacrazione, ritirandosi in un monastero di domenicane. In questo nuovo stato di vita si accrebbe in lei il fervore della carità verso il Signore, accettando i lavori più umili, più faticosi, patendo anche persecuzioni da parte di estranei. Si intratteneva familiarmente con quella che aveva scelto come protettrice, Santa Caterina da Siena, che le appariva di frequente. E Gesù Cristo, in un'apparizione, le disse: «O Rosa del mio cuore, tu sei la mia sposa». Ormai Gesù era l'unico suo pensiero, e persino durante la notte vegliava pregando. Il 24 agosto 1617, tra il pianto delle consorelle, lasciava questa terra per andare incontro al suo sposo celeste. Santa Rosa, questa santa peruviana veramente dedita alla cura dei poveri, in particolare degli indios, in un periodo storico non felice nella sua terra, la vediamo oggi anche acclamata come patrona dei fioristi e dei giardinieri. E in questo caso io voglio raccomandare la preghiera proprio per queste persone che con la loro arte, con il loro lavorio, riescono a rendere belli i posti utilizzando il creato, utilizzando questo bellissimo dono che è quello della natura e soprattutto dei fiori. Ma ognuno di noi in realtà può abbellire il proprio ambiente proprio contemplando la bellezza della natura. Perché non farlo? Perché non dedicare un po' di spazio della propria casa o del proprio tempo proprio alla cura dei fiori e delle piante? Per questo e per tutte le persone che si dedicano a questa piccola arte con gioia e con professionalità, chiediamo l'intercessione proprio di Santa Rosa. Santa Rosa, prega per noi.